Ringrazio Paolo Cavallaro, candidato per Alleanza per la Sicilia, Fratelli d'Italia, noi con Salvini, per aver accettato il nostro invito di partecipare a questo nostro programma dal titolo Io Sono, ed è un programma che abbiamo creato di presentazione per i candidati di questa campagna elettorale del 5 di novembre. Paolo Cavallaro, posso dire, un figlio d'arte, perché papà, ricordiamo, è stato deputato regionale e presidente della provincia regionale di Siracusa. E la domanda è d'obbligo, dico, com'è nata questa passione per la politica, anche se è scontata, nel senso che in una casa dove c'è già un personaggio politico, papà, personaggio politico importante, sicuramente le ha trasmesso questo virus, no? Il virus della politica che difficilmente lei toglierà, insomma, per quella che è la mia esperienza, perché quando uno inizia con la politica poi c'è una malattia per certi versi. Come è nata? Qual è stato il momento, se lei può così ripercorrere un attimo la sua infanzia, il momento che l'ha fatta innamorare della politica, ha detto io voglio fare questo mestiere? Diciamo, ricordiamo che lei è laureata in giurisprudenza di avvocato, quindi già fa anche un altro mestiere. Sì, intanto buonasera e ringrazio la redazione per avermi dato questa opportunità di illustrare le ragioni della mia candidatura e di spiegare anche chi sono e perché mi interesso di politica. Intanto io, è evidente che vivendo in una famiglia in cui si vive di pane e politica, chiaramente è facile appassionarsi alla politica, e poi ho avuto, fortunatamente, ringraziando a Dio, una bella esperienza familiare che mi ha tramandato un know-how ben preciso di cui vado fiero, di cui non mi devo vergognare, perché non sempre questo purtroppo succede, no? La passione politica quindi l'ho avuta da piccolo, e quando cominciavo a seguire papà nelle sue attività politiche, ma poi è maturata nel corso del tempo, vedendo le disfunzioni delle pubbliche amministrazioni, vedendo la città che non riesce ad elevarsi al rango di città storica come quella di Siracusa, dove molte cose non funzionano, dove molto spesso vince la mala politica, e mi bolle il sangue perché la politica è diventata una parte di me. Lei diceva una malattia, sì, purtroppo, però per questo ancora non hanno trovato una cura, no, no. E quindi credo che resterò malato di questo. Sì, sì, guardi, sicuramente. Che cosa mi ha poi trascinato in questa avventura? Chiaramente è la passione politica, ma anche la volontà di metterci la faccia. Perché per tanti anni ho detto sempre queste cose non vanno, queste cose vanno migliorate, bisogna fare questo, bisogna fare quello, però metterci la faccia e quindi poter tramutare quelle che sono le idee, i pensieri nelle azioni, per me diventa importante. Sì, e una domanda d'obbligo che ho fatto anche ad altri candidati, che cos'è per lei la politica? È un'arte oppure una scienza esatta? Che cosa, perché poi questo è un dibattito, diciamo, millenario, certo. No? Ma che cos'è secondo lei? Come si avvicina? Con quale approccio si avvicina alla politica? Guardi, per me la politica è l'arte del buon governo e non può essere una scienza. E le dico perché. Perché la politica deve avere, a mio avviso, la possibilità di mettere in campo la fantasia per risolvere i problemi della collettività, e non può seguire il mercato, non può seguire il PIL, non può seguire la finanza, non può seguire l'economia nella gestione della cosa pubblica e della società, perché la politica deve guardare al benessere e alla felicità della società, non può guardare solo alla finanza e ai mercati. Quindi se c'è da fare un'iniziativa sociale, se c'è da spendere i soldi nel sociale, negli ospedali, per l'assistenza domiciliare, per l'eliminazione delle barriere architettoniche, per dare assistenza domiciliare ai malati, non si può guardare alla finanza e quindi non si possono fare calcoli matematici. Oggi bisogna dicono che però andare oltre e guardare appunto al benessere e alla felicità della gente. Oggi però dicono che la finanza è più forte della politica. E quello è il guaio.
E quello è il guaio, purtroppo. È un decadimento di valori che va superato affermando nuovamente la priorità della politica. In tutte le ultime competizioni elettorali, sia nazionali che regionali, amministrative, eccetera, vi è un forte aumento di persone che decidono di non andare a votare, no? Credo che sia il partito più forte, proprio le persone che non vogliono votare. Perché secondo lei questa massa di cittadini, di elettori così grande, imponente e che cresce si è allontanata dalla politica? Qual è la sua... Io credo che la politica purtroppo, soprattutto negli ultimi anni, ha dato una bruttissima impressione di sé. Cioè ha dato poche risposte alla gente e ha dato poche risposte alle esigenze della collettività. E quindi la gente si è allontanata dal voto, favorendo purtroppo in tal modo quella fascia della politica, quella fascia anzi di politici che guardano molto di più agli interessi personali, che guardano molto di più al clientelismo, che lucrano sulla disperazione della gente, facendo finta di risolvere i problemi della gente. Perché se io faccio finta di risolvere i problemi della gente, creo altra disperazione. Altra disperazione significa altra astensione, e io in quella fascia di gente che va a votare trovo sempre più possibilità di speculare, di lucrare, e guadagnando consensi e voti, e quindi potendo mantenere la mia poltrona. E questo chiaramente, questo meccanismo è un cane che si morde la coda, evidentemente, che bisogna superare solo in un modo: andando a votare. Perché il 55% delle persone che non hanno votato alle scorse regionali sono il partito di maggioranza assoluta. Basterebbe che scegliessero le persone per bene, come ritengo di essere anche io, ma ce ne sono tanti in molte liste, per poter cambiare veramente la Sicilia. Scusi, una domanda, ma cosa c'entra Salvini, la Lega, con Fratelli d'Italia, con Musumeci, eccetera? Cioè, me lo sono chiesto, se me lo spiega. Guardi, in questo momento storico Fratelli d'Italia e noi con Salvini hanno trovato delle sintesi di programma elettorale, di programma per gli interessi della collettività, e hanno trovato appunto insieme delle ragioni di opposizione al governo Renzi, al governo Crocetta e a chi in questi ultimi 5 anni ha distrutto quello che ancora di buono c'era in questo paese e in questa regione. In questo momento hanno trovato la volontà di esprimersi sulla candidatura di Musumeci, ritenendola la migliore che possa salvare le ragioni e gli interessi della Sicilia, e quindi su questo progetto politico hanno inteso spendersi insieme per le regionali. Quindi un accordo sul programma, insomma. Esatto. Ha parlato di Musumeci, che anzi i sondaggi da anno, insomma, ben piazzato in questa prossima competizione elettorale, e il movimento che si fa a Musumeci diventerà bellissimo, no? È una frase, credo, di Falcone o... No, è una frase che disse in uno degli ultimi interventi prima di essere barbaramente ucciso dalla mafia, Paolo Borsellino, pensando appunto alla Sicilia, alle condizioni in cui vive la Sicilia, maltrattata e violentata dalla mafia, ha detto: però un giorno diventerà bellissima. Quindi abbiamo preso a mutuo questa frase per poter ritrovare la passione, la voglia di cambiare questa terra. Quale sarà? Lei avrà chiaramente un suo programma elettorale, insomma, ce lo può sintetizzare in questo incontro? Sì. Allora, intanto ritengo che il programma elettorale non possa che essere quello del Presidente. Non ci dobbiamo illudere, il governo di una regione è una cosa molto seria, è una cosa che richiede capacità di sintesi e capacità anche di mediazione, che sono perfettamente incarnate nella candidatura di Musumeci.
Il singolo candidato, il singolo deputato all'ARS, chiaramente ha il dovere di farsi portavoce delle istanze della popolazione e allo stesso tempo di concretizzare quello che è il programma del Presidente. In questo quadro sicuramente la immediata apertura e istituzione del parco archeologico di Siracusa chiaramente è uno dei primi passi da fare. Se i cittadini hanno modo di visitare il primo parco archeologico, che è quello della Valle dei Templi ad Agrigento, creato sulla base della legge Granata di quello che è stato assessore regionale in Sicilia, e chiaramente vedrà come la Valle dei Templi rappresenta una grande risorsa di cultura, di economia. Attorno vi girano guide turistiche, vi girano opportunità di lavoro, vi girano occasioni di incontro culturale. Quindi questo sicuramente è un primo passaggio, e dopo non si può dimenticare il recupero del patrimonio edilizio, perché, e quindi per questo dico all'interno di un quadro regionale, il patrimonio edilizio va recuperato per non sottrarre più terreni alla popolazione, perché non possiamo cementificare tutto, dobbiamo recuperare da Ortigia alla Borgata ai centri storici siciliani, recuperare il patrimonio, creare nuovi alloggi popolari. Recuperare quindi il patrimonio significa anche consentire alla gente di ristrutturarsi gli immobili, perché oggi che lo Stato pensi attraverso la detrazione fiscale di ristrutturare gli immobili, abbiamo visto tutti che è un bluff. E cosa diciamo ai giovani disoccupati siciliani? Sono tantissimi, e ai giovani che se ne vanno da questa terra. Lei, come probabile deputato regionale, quindi nella qualità di, cosa può dire a questi giovani per farli rientrare? Insomma? Io ai giovani dico una cosa, intanto che dobbiamo riscoprire l'orgoglio di essere cittadini di questa terra, l'orgoglio purtroppo ferito dalla disperazione creata dalla politica, dalla mala politica, ma noi dobbiamo riscoprire questo orgoglio anche utilizzando il voto nel miglior modo possibile, perché solo andando a votare possiamo avere opportunità anche di sviluppo occupazionale, perché se si risveglia tutta l'economia e se cominciano a girare i soldi nell'edilizia privata attraverso la ristrutturazione, vi dicevo, del recupero del patrimonio, se continuano a girare soldi con riferimento al turismo, è evidente che tutto questo crea possibilità di occupazione, che i giovani con la loro preparazione professionale, con la loro preparazione scolastica, devono poter cogliere, sono opportunità che devono saper cogliere in maniera assolutamente libera. C'è chi dice che ci sono, io non sono un esperto, quindi c'è chi dice che ci sono oltre 5 miliardi di debiti, in la regione Sicilia ha 5 miliardi e passa di debiti, di euro, no? Sì. C'è chi dice non è vero, l'abbiamo già abbiamo sistemato questa partita. Non so se eventualmente, siccome nei sondaggi parlano anche di un ottimo successo della lista, dico, nell'eventualità questo gruppo politico dovesse emergere e governare questa regione, lei ha idea di come eventualmente appianare un debito così grande di oltre 5 miliardi di euro? Si dice che no, devono entrare altri soldi, non so se lei ha studiato un po', avete discusso di questo argomento, se ci può dire come. Noi sicuramente abbiamo già perso 3 miliardi di euro, perché il governo Crocetta, che doveva ottenere dallo Stato italiano, da Roma, doveva ottenere 6 miliardi di euro per dei anche le royalties, che lei come sa toccano al territorio siciliano, ha svenduto gli interessi della collettività ricevendo solo 3 miliardi di euro, e oggi piangiamo miseria. Quindi già 3 miliardi di euro avrebbero potuto avere importanti ricadute sul territorio. Ma sicuramente ciò che deve andare a fare il prossimo governo regionale è quello di stabilire delle priorità.
perché quei pochi soldi purtroppo che ci sono vanno distribuiti nel miglior modo corretto. Dico, non ci vuole un economista per dire che se io spendo 10 euro in 100 settori, non sempre ho un ritorno positivo da tutti e 100 settori. Quindi è bene magari puntare su pochi settori che però mi danno una maggiore ricaduta a livello occupazionale, a livello di servizi, a livello di crescita economica della regione. Quindi su questo sicuramente Musumeci ha le idee chiare e su questo vogliamo lavorare. Bene, stiamo ormai, è finito il tempo a nostra disposizione. Posso fare una domanda sull'ultimo libro che ha letto? Quale ha letto? Allora, io in questo momento, perché poi si è a fasi, non so se lei capita, a me capita questo di essere a fasi, di leggere i libri spesso di un solo autore per molto tempo. In questo momento, mi affascina Caro figlio. E ultimamente ho letto La regola dell'equilibrio, perché c'è questa combinazione di diritto, sì esatto, di diritto, di processo. Io sono avvocato, quindi mi interesso anche di queste cose, e poi c'è quell'ironia, quella simpatia, quelle battute che lui è in grado di rendere nei suoi libri. Quale genere molto musicale le piace di più? Io preferisco molto la musica classica. Sì, mi dà un senso di serenità. Tradizionalista. Sì. L'ultimo film che ha letto, che ha visto? L'ultimo film? No, l'ultimo film di recente ho rispolverato Codice d'Onore. Perché è un bellissimo film che mi dà forte sensazioni di giustizia, di legalità, da cui dobbiamo cominciare proprio questa campagna elettorale. Bene, ringrazio Paolo Cavallaro che è venuto qui a esporre il proprio programma. Il nostro incontro ha come titolo Io sono, è proprio perché vogliamo presentare, vogliamo che il candidato parli di sé e delle proprie esperienze. E questo anche la domanda sul libro, sul film, eccetera, sulla musica, perché è giusto che lo spettatore conosca un po' le varie sfaccettature del candidato. Grazie. Grazie. Auguri, grazie, non possiamo, a voi. Auguri, è un giovane, quindi largo ai giovani, come si suol dire. Grazie a tutti voi per averci seguito e appuntamento alla prossima puntata. Grazie, arrivederci.